Michele ieri sera a cena mi raccontava del suo recente viaggio nel Mezzogiorno. Michele va spesso, va ogni anno, se non di più, e torna sempre con osservazioni interessanti dalla Sicilia, dalla Campania, dalla costiera, dalla Puglia. Ieri sera mi ha fatto una serie di osservazioni che mi ha lasciato molto colpito. Sulla situazione, come ha visto i migranti, la situazione dell'agricoltura e compagnia, quindi avrei piacere se la potesse rifare pubblicamente. Ma sì, no, in brevi parole, cioè, una cosa che ho notato già l'anno scorso, ho passato 3 mesi viaggiando per vacanza, ma anche viaggiando, andando a vedere, insomma, c'è la curiosità, il sud, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, un po' di Basilicata. Quest'anno solo Puglia, solo un mese, ma sono abbastanza, e la conferma però c'è, è evidente. Due cose, una la sensazione, sempre più forte, questo è un altro tema. Che grandi parti del sud Italia, mi dispiace, siano proprio i luoghi di una tale sparizione accettata dello Stato, di ogni regola, livello di trascuratezza che mi impressiona. Ma nello specifico, mi sono reso conto, vedendole, che le condizioni dell'agricoltura nel sud sono tali. Fatta eccezione per quelle poche, ci sono aziende modello, belle, anche specialmente in Puglia, ne ho viste parecchie sia sul vino che sull'olio, che provano a innovare, ma la quantità di immigrati di colore quasi tutti, che ho visto lavorare sui campi in condizioni orrende, disagiate, che poi vedo in giro nei paesi, che vedo in giro nei paesi. Questa agricoltura inefficiente che vive su un lavoro poverissimo è tremenda e contrasta con l'ipocrisia nazionale, no? Su questi qua, perché ti rendi conto che questi qui sono la linfa che tiene in piedi una buona fetta di queste aziende, le quali sono sottocapitalizzate, sono piccole, sono inefficienti, non hanno macchinari e se non ci fossero questi disgraziati che lavorano e vengono a lavorare a 20 euro al giorno o anche meno, e vivono in baracconi, poi deambulano per i paesi. Sì, evidentemente vengono da esclusi. Devo dire che da quello che ho notato non c'è malessere sociale, cioè, non mi sembrano provocare violenza o cose del genere, né ho assistito né ho letto, ma sono molti, insomma, fa impressione, no? Cioè, vedi un equilibrio che si è creato fra una domanda implicita dell'agricoltura di quella zona per il lavoro super povero, super sottopagato e quindi le masse africane che vengono offrire, passaparola dice che il lavoro c'è. Non so, quello che chiedevo Alberto giusto adesso se No, lui c'è. vive qua nella zona dove c'è agricoltura, se questo è uguale anche al centro-nord, dove io non lo vedo, però magari c'è. No, adesso qui in Emilia non. No, ossia l'agricoltura è in parte estensiva, in parte c'è della vigna che ormai le stanno facendo per essere vendemmiata automaticamente. C'è un po' di frutta, si fa fatica. No, c'è un buon controllo. Se io assumessi un immigrante illegale alla mia azienda agricola, durerei 22 minuti. Ecco, ci Ma sarebbe un sai, io non so se passaporto. sono illegali, è che, magari sono legali, non lo so, non è che sono attaccati, è che si vede che le condizioni di lavoro sono tremende, non c'è macchinario, cioè li vedi fare, cioè sembrano quelle No, cose ma non di succede mica mio qui. No, ma bisnonno, non no? succede mica qui. Ci sono tre trattori, E no? poi è chiaro che i redditi che questi raccolgono quando ci parli sono miseri, no? Infatti c'è un'abbondanza di quelli che noi chiamiamo comprati, negli sulle spiagge Ma del Lazio e noi, del Salento, fai pressione. perché noi, l'Italia è uscita da tutta una serie di settori agricoli ad alto contenuto di manodopera. Per esempio, sull'olio d'oliva per guadagnare devi prendere, devi mischiare con l'olio tunisino e compagnia. Sulla frutta facciamo fatica a reggere la concorrenza di Nord Africa, Turchia, Spagna e Grecia. Le fragole ormai quasi non le produciamo più, sì, intendiamoci. La manodopera anche agricola in altri paesi è molto bassa, non tutto è meccanizzabile, quindi noi siamo usciti dall'agricoltura ad alta intensità di manodopera.
per esempio, quest'anno gran parte delle mie albicocche non sono state raccolte perché il prezzo di raccolta non vale più. Era inferiore al prezzo di vendita perché c'era stata una sovraofferta da Grecia e Turchia, Spagna anche. Quindi, che queste. L'agricoltura in generale soffre perché anche i prezzi dei cereali dell'intensivo sono fermi o in calo da 10 anni. Soffre. Quindi il fatto che questa manodopera, che questi migranti possano alimentare un filone di manodopera a basso prezzo, che lavora in condizioni di semischiavitù e che possa rendere alcuni operatori agricoli, soprattutto in zone dove il controllo del sindacato dello Stato è minore, è un fatto che era facilmente prevedibile. E quello che dice Michele non mi ha sorpreso, anzi, è la conferma. Io mi spingo oltre, io mi spingo a dire che forse in futuro potremmo vedere dei fabbricati industriali fatti con fondi della Cassa del Mezzogiorno, di cui il Sud è pieno, vuoti, che saranno riempiti e lì ci sarà la gente che si rimette a produrre tavoli, si rimette a produrre linoli di Natale, si rimette a produrre giocattoli. Perché nella misura in cui è possibile ricreare queste condizioni di caporalato, di schiavitù del lavoro, se riesce a far lavorare la gente a 3-4 dollari l'ora, alla fine diventi competitivo con la Cina, perché cosa volete? Con la Cina, con la Turchia, con la Cina, 10 anni esatto. In queste condizioni ricreiamo in Italia una Turchia, un Nord Africa, Alberto, un Pakistan. Cioè questo è l'esempio. Cioè la gente parla di spontaneità, di mercati, che si autoregolano, questi grandi paroloni che non vogliono dire niente. E invece è la maniera fisiologica in cui i sistemi economici producono risultati se mal governati, no? Perché, prova a pensare, l'esempio appunto che abbiamo portato è anche di schiavismo, cioè c'è un problema di giustizia, eccetera, eccetera. Si vede al sud, che è chiarissimo, cioè, quello che appare sui giornali è la punta dell'iceberg, perché basta girare lo. Però fondamentalmente noi sappiamo che abbiamo un sistema economico che è arretrato tecnologicamente, con poche capacità imprenditoriali di farlo, di modernità. Ce ne sono, ma sono eccezioni, macchie leopardo, ma macchiette piccole. Un sistema educativo che sbatte sempre di più in testa, quindi non produce, no, e un sistema di servizi pubblici, Stato, tasse, che uccide e demotiva, fa fuggire l'impresa grande, l'impresa produttiva, l'impresa di superficie, insomma, cioè quella che si vede, quella che deve pagare la gente tanto perché è brava, che non può andare nel nero, no? Beh, in un sistema del genere, sì, vabbè, van via quelli che vogliono fare mandare in capital o i professori di economia o vogliono fare l'alta ingegneria in giro per il mondo. Però rimane della gente, no? E rimane anche delle capacità. È chiaro che questi qua alla fine si orienteranno a fare quello che sono in grado di fare, e se questo sistema non lo governi, spontaneamente andrà a produrre al livello di competenze tecnologiche, capacità imprenditoriali, conoscenze che ha, che è quello che tu descrivi. Torna indietro invece che andare avanti. Torna indietro invece che quello avanti. Che ha saputo fare. Come sa fare scarpe e magliette e non sa fare software, vuole ricominciare a fare scarpe e magliette. Per un periodo non ha potuto fare scarpe e magliette perché c'era della gente che lo faceva a salari più bassi, di età più alta di lui. Adesso col migrante e con il rilassarsi del controllo sulle regole, e questo diventa competitivo con la Tunisia, perché la Francia è un migrante che viene pagato tanto quanto il tunisino, cioè capiamoci. Sì, sì. Beh, io non sto dicendo che questo non è positivo o negativo, anzi ovviamente è negativo per il complesso del paese, perché diventi un paese più povero. Diventi un paese più povero. Però se hai occupazione, però saresti più povero. Questo è il fatto. E uno viene in Italia e si ritrova poi dei sistemi di trasporto, logistiche, per quanto inefficienti, comunque efficienti abbastanza per quel tipo di mercanzia. Certo, che sono meglio dei turchi, sono meglio dei... Poi si ritrova un sistema imprenditoriale
resilient, soprattutto al sud, molto protetto, poi si ritrovi un nuovo sistema imprenditoriale, perché gli imprenditori che trarranno profitto da queste nuove forme di schiavitù saranno probabilmente imprenditori stranieri. Cioè, oh, lo sa. Sarà difficile per un italiano farlo. Cioè, dominare un'impresa con 1000 lavoratori stranieri richiederà una durezza, richiederà una spietatezza, richiederà un pelo sullo stomaco. Che gli italiani hanno tranquillamente. Oh, sì, ma gli italiani si sanno chi allora sono. A loro piace, no, gli alpini, gli italiani, no. No, no, lo so, ma quelli delle aziende agricole appunto di Ragusa che è violento. Ah, quelli sono sì, italiani quelli quando sì, te, quelli. Perlomeno c'è lo stesso passaporto. Quelli sì. No, io credo che saranno quelli che lo faranno, suppongo che nel no, giro a Prato ce ne siano, di beh, e sono cinesi, si sono infilati loro in questo business, sono di origine cinese e sono italiani. Credo che saranno quelli che lo faranno, non credo che ci saranno discriminati. Sì, saranno il peggio. Dell'italiano, certo, il peggio dell'italiano e molti stranieri, perché poi gli italiani, Dio buono, capito, anche tutta questa malavita, se ci avessi avuto tanti soldi per la mano, se avessi avuto per le mani, se avessi avuto l'intelligenza di far partire un'impresa, ha avuto 50-60 anni di soldi a far partire delle imprese come si deve, capito? Ma se non le sai fare, non le sai fare. Sì, ma non le sapevo fare allora come non lo sa fare adesso, capito? Però, perché sempre però, imprese voglio sono. Dire, le concerie, cioè la produzione, capiamoci, cioè, avendo io ormai una certa età, l'Italia imprenditoriale degli anni 50, 60, 70, ma specialmente degli anni 50, 60, aveva delle imprese di frontiera, no? Dinamiche, dalla Lambretta alla Piazza, se vuoi la Fiat, cioè, abbiamo inventato la 500, no aspetta, abbiamo inventato la 500, abbiamo inventato la 600, abbiamo inventato la Lambretta, la Vespa, sono stato breakthrough. Tutti il settore degli elettrodomestici, poi sono gli occhiali, cioè, aveva delle imprese di frontiera per la tecnologia di quel tempo. L'Olivetti ci provò per prima il computer, gli andò buca, non ci fu continuità, però... Però sulle macchine da scrivere, ragazzi, sì, prima del computer... Però aveva anche, sia chiaro, quello che poi determinò l'insurrezione sindacale degli anni 60, che aveva una parte di vero, aveva già allora, ma perché allora era senz'altro un paese arretrato, cazzo, eravamo la Cina del mignolo. Eravamo la Cina del mondo occidentale. Era una cinetta. Era il cinese del mondo occidentale. Una cinesina del mondo occidentale aveva condizioni di lavoro nelle aziende pesantissime, salari bassissimi, orari tremendi. Zero diritti, bla bla bla. Poi c'è stata tutta un'evoluzione sia tecnologica che sindacale che ha eliminato queste cose. Se si fosse presa quell'ondata, no? Per crescere tecnologicamente, culturalmente, saremmo diventati una tedeschia, certo. E invece è rimasta impantanata, storia che sappiamo, e adesso quella roba rispunta. Questa roba rispunta perché il problema vero è che il sistema paese, le sue capacità imprenditoriali, la sua tecnologia diffusa e la maniera in cui funziona, per il momento sul mercato mondiale è capace di portare quasi solo quella roba lì. E quindi vengo qua a lavorare per quello. Su quello è inutile che la gente se la prenda con Boeri. Ho visto in giro cazzate, no? Cioè, Boeri, al di là dei dettagli, su cui per carità si può discutere con Tito, a volte dice cazzate, su certe cose che hanno a che fare col mercato del lavoro, secondo me ha scritto scempiaggini, ma sulla parte pensioni, cioè lui dice una banalità, ragazzi, cioè, nei prossimi 30 anni lavoreranno le persone che oggi o ben sono nate o ben hanno già 15 anni, ok? Perché se hai 15 anni oggi, fra 2, 3, 4, 5 anni vai sul mercato del lavoro, se ne hai zero ci vai fra 20, ma insomma questi sono i lavoratori. Siccome non sono nati, il paese ha davanti una scelta banalissima, muoiono cohorts che erano di dimensione quasi 1 milione e arrivano cohorts di nuovi nati che sono di dimensione 400.000, 380.000. Guardate, basta fare i conti, se fatevi i conti, quando hai, lo faccio a spanne, no? Mezzo di milione, ogni cohort fra i 20 e i 60, facciamo un numero tondo, di 40 anni che lavori, ogni cohort, cohort è cohort, cioè quelli nati in un dato anno sono una cohort. Quindi sono 40 cohort, se ognuno di esse è 500.000 di persone meno
di quella precedente, sono 20 milioni di persone che mancano. L'ho fatta brutale, perché vengono fuori 15, ma insomma, quello è banale. Quindi, oh, Michele, no, oggi, è meglio che gli italiani sta roba se la fitta. Oggi, allora, parliamo un attimo, chiudiamo questo e parliamo della demografia. Poi parliamo una specifica, sì, perché il discorso della demografia è bestiale.